Stampato il modello, lo ritagliamo. Ci procuriamo una base in cartone ondulato. E riportiamo su di esso la sagoma del quadrante. Quindi la ritagliamo. Utilizzando un piatto, realizziamo un cerchio più grande, sempre con il cartone ondulato. Passiamo ad incollare il quadrante sulla base di cartone. Poi con dell'inchiostro a tampone invecchiamo i bordi. Ora prendiamo del pizzo, che dovrà essere lungo una volta e mezzo il quadrante. Quindi, con la colla a caldo, lo incolliamo sul retro, arricciandolo ogni tanto. Prendiamo delle carte in stile shabby e le ritagliamo in parti uguali. Sempre con l'inchiostro a tampone invecchiamo i bordi. Ora con una busta per il pane, oppure dei quotidiani, rivestiamo il cerchio più grande su entrambi i lati.
Lasciamo asciugare per almeno 3 ore, o meglio, una notte. Con un acrilico scuro dipingiamo i bordi del cerchio più grande. Una volta asciutto, con della colla vinilica incolliamo le strisce di carta lungo i bordi del cerchio, sovrapponendoli leggermente. Quindi tagliamo gli eccessi di carta e passiamo nuovamente l'inchiostro nei bordi. Ora incolliamo il quadrante dell'orologio sul cerchio più grande, con della colla a caldo. Possiamo ora passare alla decorazione. Con un cordoncino, poi, completiamo il contorno. Ora realizziamo un foro al centro per far passare il meccanismo. E procediamo a montare le lancette.
Infine, sul retro, posizioniamo un fermaglio per poter appendere l'orologio, fissandolo con un adesivo resistente. Alla prossima! Buon lavoro a tutti!